Ciao a tutti, oggi vi presentiamo le opere di Ivano d'Annibale. Quindi stiamo parlando dell'arte incisoria su specchio. Questo è il suo bigliettino, già vedete uno dei suoi lavori qui, questa tigre. E sono veramente entusiasta di farvi conoscere quest'arte, di cui prima non conoscevo i dettagli. È un'arte che lavora molto con il sole, quindi lo specchio deve prendere luce. E questi sono specchi di tutte le misure su cui lui lavora, bronzati, con riflessi grigi, trasparenti, ed è in grado di incidere su questi specchi qualsiasi tipo di immagine. Questi sono quattro esempi di fior di loto, piccolini, quindi facili da collocare anche in una cameretta, in uno spazio piccolo, o da appoggiare su un mobile o da appendere dandogli movimento anche insieme. Però ecco, animali, figure, in questo caso abbiamo tutte tematiche sull'Oriente. Abbiamo i volti di Buddha che sono bellissimi. Guardate che bello, proprio il sole gli dà questa energia e fa venire fuori la figura. È anche difficile attraverso il video, attraverso le foto farle vedere perché questi meritano davvero una visita dal vivo. È tutto inciso frontalmente con i giusti attrezzi per far venire fuori questo gioco di luci e ombre e far venire fuori la figura. Guardate anche qui questa più grande, che è appunto un fior di loto, diciamo più grande ancora, perché chiaramente più aumenta la superficie, quindi più è grande la superficie su cui lavorare, più viene fuori un disegno particolare, incredibile. Noi abbiamo in progetto di fare con lui un evento di 2 giorni qui allo showroom, un sabato e una domenica, proprio per farvi conoscere tutte le sue opere. E chiaramente qui da noi ne ha portate appunto solo alcune su queste tematiche, ma ce ne sono tantissime di ogni tipo, anche su commissione che può fare. Ed è un'abilità incredibile, veramente un'arte particolare. Quindi se collocati in un interno è importante che abbiano la giusta luce, in modo che il disegno venga fuori, perché se no messi in un punto di ombra sembrerebbe quasi non inciso. È un'arte talmente delicata che va vista con la luce addosso, per vedere proprio puntino per puntino la figura che viene fuori. È un progetto bellissimo di cui siamo molto entusiasti e che vi presenteremo con il nuovo arrivo dall'Indonesia. Quindi a metà giugno avremo questo nuovo carico, vi manderemo i messaggi e insieme faremo questo evento molto bello per farvi conoscere quest'arte che è conosciuta a pochi, ma è veramente incredibile. Vi aspettiamo e vi aggiorneremo sugli orari, i dettagli. Ciao a tutti!